provano compassione verso di noi, quando comunque in realtà non sanno quello che siamo in grado di fare nonostante il nostro limite. Ci stiamo allenando in previsione del mondiale, giorno dopo giorno, ora dopo ora, per raggiungere un unico obiettivo: essere preparati al massimo al mondiale di Guadalajara in Messico. Poverini, pensa qualcuno, non hanno una gamba, non hanno un braccio, vogliono anche giocare a pallone. Beh, guardateli, guardateli i poverini. Sì, poverini dà fastidio perché è normale comunque che la gente normale, tra virgolette, ci osservi e rimanga stupita. Riuscire di nuovo a giocare a calcio con le stampelle è praticamente di nuovo rivivere, è un inserimento di nuovo nella società, nel mondo sportivo ad alti livelli. Giocare nella nazionale italiana di calcio amputati è un grande onore, soprattutto essendone il fondatore e il capitano. Provo sempre una grande emozione quando scendo in campo con i miei compagni. Vai, dai, dai! Quando eravamo agli Europei in Turchia qualche mese fa, che avevamo giocato i quarti di finale con la Spagna, eravamo usciti, esatto, e la sera, non mi ricordo, o la sera o il giorno dopo, siamo andati in un locale appunto con alcuni spagnoli e sti qua ad un certo punto se ne sono andati senza pagare. E quindi noi siamo rimasti lì a dover cercare di tirar fuori la moneta turca, perché noi... Cioè, per pagare anche degli spagnoli? Esatto, solo una parte ne avevamo pagato. Senti, noi... siete arrabbiati parecchio. Abbastanza. La nazionale di calcio amputati italiana è nata da un'idea e dalla voglia di giocare di Francesco Messori nel 2012 ed è stata istituita in un convegno nazionale ad Assisi dal CSI, quindi Centro Sportivo Italiano, all'8 dicembre appunto del 2012. All'epoca eravamo 10 elementi. Quanti siete oggi? Il movimento adesso è allargato su circa le 30 persone. So di rappresentare l'Italia e comunque, essendo il capitano, devo essere quasi sempre quello che cerca di dare l'esempio agli altri. Eravamo alla prima partita giocata lì, ai primi campionati del mondo, e noi diciamo eravamo la vittima predestinata dei padroni di casa, mentre invece facemmo una partita importantissima e dopo 10 minuti del secondo tempo passammo in vantaggio 1-0 per l'Italia. Alla fine, a 10 minuti dalla fine, facemmo il secondo gol 2-0. Al primo mondiale una vittoria incredibile con il passaggio agli ottavi di finale. Mi rende molto orgoglioso aver creato, ovviamente non solo io, insieme anche alla mia famiglia e al Centro Sportivo Italiano, che ci ha dato una grande mano, di aver creato questo gruppo, perché magari i ragazzi che dopo l'incidente, dopo l'amputazione, che prima giocavano a calcio con due gambe, pensavano che la loro vita fosse finita. Il gesto scaramantico pure che ci ha accompagnato per tutto l'Europeo è quello lì di inneggiare Stefano Starvaggi. Stefano Starvaggi, uno di noi, è un nostro compagno di squadra che al momento sta vivendo un momento particolare per un infortunio suo personale, e quindi questo è il gesto scaramantico, la maglia numero 10 in mezzo a cerchio, in mezzo a noi. Tutti i pregiudizi da parte delle altre persone, ecco, che quando non ti vedono giocare ti giudicano e basta, mentre il campo, ecco, da quando ho iniziato a giocare ha iniziato a parlare e a zittire, tra virgolette, quelli che ci osservavano e comunque ci giudicavano, ci chiamavano poverini, quando in realtà sappiamo fare molte cose.
La cosa più difficile che ci è capitata è stata l'eliminazione agli ultimi europei di calcio contro la Spagna, ai quarti di finale. Eravamo sicuramente molto più forti della Spagna, ma ci è capitata la partita no. Un limite però può essere superato, secondo me, prima di tutto non vergognandosi per quello che si è, e non nascondersi agli altri e dimostrare quello che si è in grado di fare. Non lasciarsi abbattere da chi ti dice che non ce la puoi fare e di credere sempre in te stesso, come cerchiamo di fare ogni giorno io e i miei compagni.